Certamente immaginavamo un Natale diverso, con tanti eventi, con tante iniziative, ripristinando anche le tradizionali manifestazioni teatine come il presepe vivente e tante altre belle manifestazioni. Purtroppo questo non è stato possibile per questo Natale per colpa di questa emergenza sanitaria, però comunque ci abbiamo tenuto ad organizzare un Natale anche in termini di addobbi luminosi e non solo, anche di musica, anche di filodiffusione che per la prima volta ci sarà in città, per dare un calore e una, diciamo anche, come dire, un'accoglienza alla città, rendendola più bella. E non solo, perché faremo anche delle iniziative concrete per il sostegno alle attività commerciali, ai commercianti che vivono questo momento davvero molto difficile. Infatti abbiamo presentato una mozione in Consiglio Comunale con i miei due gruppi consigliari per evitare il pagamento, quindi la sospensione dei parcheggi con le strisce blu in alcuni giorni dei fine settimana sotto il periodo adesso di Natale. Soprattutto a Chiediscalo ci sarà massima attenzione, ma anche chiaramente nella parte alta, e adesso stiamo istituendo anche un fondo di sostegno alle attività commerciali per dare anche un piccolo, ripeto, sussidio alle attività commerciali che hanno in questo periodo sono state chiuse con i propri codici Ateco per l'emergenza sanitaria. L'accensione ci sarà con tutta l'amministrazione, con il sindaco, sabato.